tutto e farla tornare dalla C2, mi auguro un giorno che se lo ricordino tutto il popolo viola, dalla C2 alla Champion. Dobbiamo continuare questo percorso, cercare prima o poi di portare un trofeo a Firenze. Ci siamo andati vicino e non ce l'abbiamo fatta, per un po' di sfortuna, per altre cose, però il problema è adesso dobbiamo continuare, dobbiamo crederci ancora. Continuiamo con Sosa, che oggi abbiamo fatto un grandissimo confronto, secondo me molto molto costruttivo per il futuro, per l'immediato futuro. Solo che vorrei ricordare a tutti che noi dobbiamo ancora confermarci come la qualificazione diretta in UEFA, che ci manca ancora un punto e quindi dobbiamo essere ancora tutti concentrati, anche se tutti vogliono parlare di ben altre cose, vedo, però dobbiamo rimanere concentrati fino a domani alle 17 su questo obiettivo, che è la quarta stagione, essere ancora in Europa. Ad oggi, ahimè, abbiamo regalato il quarto posto, quello l'abbiamo regalato noi. Abbiamo perso punti, non voglio tornarci, abbiamo perso punti con squadre che stanno retrocedendo, a me e altre dell'ottima qualificazione, quindi quelli sono punti persi dal punto di vista della Fiorentina. Cioè, il quarto posto purtroppo credo che sia andato. Comunque l'importante è essere confermati, ancora la quinta forza del campionato. Ci eravamo un po' illusi dopo Natale che qualcosa in più si poteva fare, io sono stato il primo anche per un altro, ma adesso dobbiamo guardare avanti, lo dico soprattutto ai miei tifosi, dobbiamo guardare avanti tutti insieme, perché noi siamo qui, vogliamo ancora fare una Fiorentina ancora più forte la prossima stagione, e l'importante è che tutti è giusto criticare sempre, anzi la critica a me mi fa crescere, pensate. Però dobbiamo essere tutti costruttivi e capire quello che questo presidente, questa proprietà, i sacrifici che sta facendo da tanti anni. Io lo faccio per amore del popolo viola. Questo deve essere una cosa che lo ridico 100.000 volte, perché sembra scontato, ma certe volte mi pare di capire che non lo è. Tutto il resto è forza, andiamo, ricostruiamo, poi non dobbiamo ricostruire. Ripartiamo, fra settimana si ricomincia a fare mercato, ripartiamo con una Fiorentina che mi auguro che sia ancora più forte, ed è importante che Sosa sia rimasto, ma non perché, a parte che aveva il contratto ancora che non andava in scadenza, quindi per me era più che scontato, però l'ho visto convinto e questa è una cosa più importante. Quindi ci vediamo i prossimi giorni, da domani, portare a concentrarsi adesso sul Palermo, che arriva una squadra che secondo me sarà la partita più difficile della stagione, perché una squadra che deve assolutamente salvarsi e ad oggi non lo è, e noi purtroppo, mi dispiace per loro, dovremo lottarlo e in tutto per tutto, perché dobbiamo conquistare la UEFA e quindi ci servono i tre punti anche a noi, quindi sarà sicuramente una bella partita. Pazienza, ci vediamo domani.